Bene, buongiorno a tutti. Come avrete realizzato da questa introduzione, io sono Giuseppe Maggiore. Sono un dottorando, sì, dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Studio principalmente linguaggi e la loro linguaggi di programmazione e la loro applicazione allo sviluppo di videogiochi. Per oggi qua in realtà sono anche in veste di Metal Trainer di Windows Phone 7 per conto di Microsoft. Noi oggi parleremo, di XNA e di Windows Phone 7. Beh, prima di iniziare, però, avrei un piccolo polling da fare. Quanti di voi giocano a videogiochi regolarmente? Ok, nice! Sono tre persone che non hanno alzato la mano, carino. E quanti di voi hanno iniziato lo studio dell'informatica perché speravano di fare videogiochi? Non vergognatevi, non preoccupatevi, le porte sono chiuse. Ok, l'idea è che scrivere videogiochi professionalmente è sempre stato relativamente molto difficile negli ultimi anni, perché dovete necessariamente sperare di essere assunti da una compagnia grossa. E questo, beh, è problematico perché in Italia ce n'è una e mezza e che ha una ventina di impiegati. Ora voi siete già più, hanno alzato le mani già in più di 20, il che vorrebbe dire che già quelli che hanno alzato le mani, metà, via. Però negli ultimi anni abbiamo assistito a una rivoluzione molto interessante per chi ama scrivere videogiochi. Ossia, hanno cominciato a comparire una serie di framework e una serie di piattaforme che rendono possibile farlo commercialmente come sviluppatori di giochi indipendenti. E questa è una cosa bellissima, perché significa che voi potete sperare di farne, se non il vostro lavoro principale, quantomeno il vostro secondo lavoro, e che questa cosa può diventare una realtà. In particolare, oggi vi mostrerò in azione questo, che è un Windows Phone 7. Quanti di voi ne hanno sentito parlare? La campagna di marketing sta andando bene, vedo. Il Windows Phone 7 è completamente e totalmente programmabile tramite XNA, anzi addirittura XNA non è, come per l'Xbox 360, un po' la seconda scelta, cioè gli sviluppatori che hanno pagato la licenza lavorano in C++ ed RTX 9 esteso e invece gli indie lavorano in XNA. No, no, nel caso di Windows Phone 7 tutti lavorano in XNA e se date un'occhiata a giochi come Harvest o c'è un'implementazione stupenda dei Sims 3, sono fatte in XNA e insomma quindi non ci sono trucchi. Ok, cominciamo. Allora, per prima cosa vi parlerò di Windows Phone 7 e la sua relazione col gaming. Le prime due voci sono molto brevi. Poi vi parlerò un pochino della piattaforma di sviluppo che XNA ci mette a disposizione e poi invece ci tufferemo in una cosa un pochino più tecnica, parleremo un po' di codice e vabbè, vedremo anche qualche demo. Vabbè, l'idea del Windows Phone 7 è che è un telefono estremamente sociale, è un telefono in cui tutto è pensato per poter interagire con i contatti, con Facebook, eccetera. Ma non solo. Una delle cose più belle è che oltre all'integrazione con Facebook, per esempio, noi abbiamo l'integrazione con Xbox Live. How many? Quanti di voi conoscono Xbox Live? Molto bene. Una cosa che non si sa è che Xbox Live è la singola più grossa piattaforma social di social networking esistente. Ha qualcosa tipo 25 milioni di iscritti. E la cosa simpatica è che tra l'altro sono tutti a pagamento, quindi è una piattaforma in cui la gente investe molto. E voi qua ce l'avete, addirittura i giochi Xbox Live possono accedere ai vostri friends, agli achievements, eccetera. Questa è una cosa abbastanza rara. E poi ovviamente voi trovate, e tutte queste cose sono raccolte, tutte le parti sociali del gaming sono raccolte assieme alla serie dei titoli che voi avete scaricato all'interno di una cosa che si chiama il Games Hub. Che poi anzi, che vi faccio vedere subito in azione, visto che ci siamo. Ecco, riuscite a vedere decentemente? Questa è una webcam che ho saldato, piegata qua. È una cosa di cui vado anche molto fiero perché è un'opera molto ingegneristica. Ok, allora. Ecco, l'idea è che noi abbiamo il Games Hub, in cui troviamo, beh, oltre ai giochi che abbiamo scaricato, anche una proposta, qua questa collection, dei giochi che ci vengono proposti di Xbox Live,
E poi abbiamo, vabbè, la Spotlight, i giochi più belli che ci vengono proposti, poi il nostro avatar, in questo caso questo account mio non ha un avatar, e tutta la parte appunto social di accesso a Xbox Live, e poi le richieste che eventuali giochi multiplayer ci hanno fatto della serie, è il tuo turno, che ne so, di una partita a scacchi, vai a giocare. Quindi c'è anche questo modello di gioco asincrono che è una cosa un pochino nuova e vedremo come si concretizzerà. No. Non ci siamo, Ok. E, i gaming services in linea di massima comunque sono la prima estensione, è la prima volta che escono oltre l'Xbox 360 e questo suggerisce che una delle evoluzioni possibili di questo servizio sarà proprio quello di diventare una piattaforma unica sparsa attraverso un sacco di dispositivi di hardware differenti attraverso cui si potrà accedere agli stessi giochi. Quindi voi quello che dovete immaginarvi è che avete un Xbox 360 in soggiorno attaccato a un proiettore e giocate, che ne so, un gioco da tavolo, ognuno ha il suo telefono con le sue, che ne so, le sue carte, eccetera. Tipo, immaginatevi, conoscete Risico, vero? Sì. Immaginatevi, ognuno tira i dadi, ha le sue carte, i suoi obiettivi, gioca via touch sul telefono e l'Xbox sempre via cloud interagisce. Cioè, questo è il tipo di visione che sta venendo realizzata. E secondo me è affascinante. Tutto sommato. Ah, ma è il tasto sbagliato questo, è il tasto chiudi la presentazione. Scusate, mi sono dimenticato il mio, sto usando quello. Ecco. Ok, perfetto, quindi questa è un pochino la panoramica. Ora, che cosa abbiamo per mettere mano a questa roba, per scrivere codice e trasformarla in realtà? Beh, abbiamo in realtà un pacco di strumenti. Quello che ci interessa di più è ovviamente XNA, che ci permette di accedere a cui si lavora tramite il sistema managed del .NET Framework, e abbiamo una serie di servizi di supporto, abbiamo una serie di piattaforme di sviluppo, abbiamo il marketplace per esempio a disposizione, un sistema di testing per mandare le nostre applicazioni, venderle, distribuirle, eccetera. Quindi tutto questo è fatto e perfettamente integrato. Abbiamo anche una serie di servizi di rete interessanti, dall'Xbox Live che abbiamo già visto, a per esempio le mappe. C'è un Tower Defense bellissimo che usa le mappe, e quindi tu che usa le strade e gli carri armatini nemici vengono dalle strade vere e tu devi difendere una locazione della mappa e metti le torrette e difendi proprio, fai una sorta di forma di guerriglia urbana. Quindi insomma abbiamo tutte queste cose. Abbiamo anche un altro attrezzo che si chiama Silverlight, di cui assolutamente non parleremo se non nei prossimi 30 secondi. Conoscete Silverlight per caso? Madonna. Come fate a conoscere Silverlight? Tu, perché conosci Silverlight? Ah, così. Come? Ah, per il sito della RAI, giusto. Ecco, vabbè, Silverlight è un pochino... hanno sbagliato nel dire che è Flash. Silverlight è il figlio bastardo tra Flash e Windows Forms, però tolte tutte le cose schifose, quindi hanno tolto tanta roba da tutti e due, ed è un modo per fare applicazioni molto ricche, ha quasi la stessa potenza di XNA in termini grafici, però con un modello estremamente a eventi. Addirittura c'è qualche matto, infatti, che tenta di scrivere giochi in Silverlight, fa una fatica boia, però in linea di massima è possibile e puoi fare delle cose anche con transizioni 3D. Pensate che in Silverlight tu puoi persino scrivere uno shader per disegnare, per definire come ogni pixel di una superficie viene applicato, quindi c'è gente che si mette a fare shader, foam e cose del genere in Silverlight. Quindi diciamo XNA e Silverlight hanno una pesantissima intersezione, solo che in XNA è molto più facile fare giochi, anche se è possibile fare applicazioni, e in Silverlight è molto più facile fare applicazioni tradizionali, anche se è possibile fare giochi. Perfetto. Che cosa si può sperare di ottenere da un attrezzo del genere? Beh, vediamo subito. Allora, intanto cominciamo con un gioco che... Questi giochi, tra l'altro... Ah no, sì, forse è anche il caso che vi mostri cosa vede la webcam. Ecco, ora vi mostrerò una serie di giochi, tra l'altro, che ho realizzato con un team di studenti nel corso degli ultimi, diciamo, 3 mesi. Allora, questo è un classicissimo puzzle game. Ecco qua, l'obiettivo è mettere le palline dello stesso colore vicine. Io lo adoro questo gioco perché è estremamente cute come colore. Ecco, tacchete. È possibile attivare la musica, dopo un po' da sui nervi, come
nel miglior stile di questi giochi e così via. E voi pensate, insomma, una cosa del genere è relativamente facile da pensare, insomma, è questa forma di nevrosi divertente, metti le cose dello stesso colore vicine e spariscono, e niente, è facile, è carino, e ecco. E questo è già sul marketplace, by the way. Poi ce n'è un altro gioco che volevo mostrarvi. Questo è molto prototipale ancora. L'obiettivo è fare la tequila schiacciando dei vermi. Perché i vermi hanno gli ingredienti della tequila in testa. E quando schiacci il verme con la pera, tacchete, va nel piatto sotto, tac, il limone. E il verme col sombrero non va toccato perché ti fa perdere tutto. Ecco, ah no, attenzione. Il sale. No, ah, il peperoncino e abbiamo la tequila, tacchete. E l'obiettivo poi del gioco sarà quello di andare ad aggiungere ovviamente il peggio che si può immaginare, tipo che ne so, quando si fa la tequila c'è un messicano che dice ai caramba o cose del genere. E un'altra cosa che vi voglio mostrare è che non si possono solo fare cose 2D stupide. Questa è una sorta di concept, no, beh, questa è anche un'applicazione, era un concept fino a poco tempo fa, adesso però diciamo che è più... Insomma, ha più raggiunto il livello di applicazione. Qua sono dadi 3D e fisica. Fisica in tempo reale su questo attrezzo. Cioè, insomma, diciamo che si possono fare delle cose molto, molto consistenti, molto belline. Cioè, non è banale, ecco, questa cosa. Ecco qua. Tac, via il 6. E è possibile... non abbiamo visto quanti dadi regge effettivamente. Sicuramente 10, vabbè, è che poi non ci entrano più sullo schermo. Però vedete anche sono fluidi, si comportano bene e funzionano direi ottimamente. Ecco, quindi questo è quello a cui abbiamo la possibilità di accedere. Tutto questo, come l'ho scritto io, lo potete tranquillamente scrivere voi. Hola. Benissimo. Allora, quindi come cominciamo a intuire Ixone, che cos'è? È un framework per lo sviluppo di videogiochi. E è un framework completo, cioè non è come, per esempio... quando qualcuno erroneamente faceva un confronto una volta tra OpenGL e DirectX, uno dei due non è una piattaforma completa per fare giochi. No, no, qua abbiamo tutto, possiamo fare input, possiamo gestire l'audio, possiamo gestire i contenuti, il networking, ogni singola cosa che possiamo immaginarci che sia parte di un gioco, diciamo come API, in Ixnea lo troviamo. È basato tra l'altro su DirectX 9, come hardware, però in realtà sta muovendosi verso DirectX 10, infatti la libreria da Ixnea 3.1 a Ixnea 4.0, le API grafiche sono state molto rimodernate in maniera da rispecchiare lo stile DirectX 10, che è molto più terso, che mentre DirectX 9 era un accumulo di spazzatura che veniva da DirectX 6 Immediate Mode, che significa più di una decade di tentativi di esplorazione di API, qua finalmente hanno detto ok, vediamo che cosa c'è nelle schede video moderne. Sono queste quattro cose. Facciamo, no, non sono quattro, sono più tipo 400, però ecco, e ora togliamo le altre 20.000 e ci teniamo solo questa finestrella. Quindi la libreria è diventata molto pulita, anche se ahimè è cambiata, e quindi da 3.1 a 4 è la prima breaking release che hanno fatto, cioè le cose di 3.1, se hai fatto cose che usano la GPU si rompono andando al 4. È basato su .NET e C Sharp, niente C++, questo per prime qualcuno. Voilà. Niente maglietta per te. No, sto scherzando. Questa perplessità è molto legittima. E, infatti molti sviluppatori di videogiochi, per esempio Milestone, vi dirà che si usa solo ed esclusivamente il C++. E questo, well, è ancora vero. Quello che va osservato però è che negli ultimi 20 anni il mondo dei videogiochi si è evoluto. Cioè siamo partiti da Assembly, c'era tanta gente che scriveva in Assembly e per la quale scrivere videogiochi in C era una pura follia. Il C è lento, quando scrivi una procedura ti salva tutto lo stack, è una roba da matti. Poi hanno cominciato però a realizzare che forse metterci un decimo del tempo per scrivere lo stesso gioco era una buona idea. Allora qualcuno poi ha cominciato a sperimentare il C++, ma insomma le virtual table delle classi, mamma mia, devi dereferenziare un puntatore per chiamare un metodo, è una roba pesantissima. Però poi qualcuno ha realizzato che i benefici di performance di sviluppo erano forse interessanti.
E adesso piano piano, beh, neanche tanto piano piano, perché siamo già a più di 800 giochi XNA commerciali tra Xbox Live Arcade e Steam. Beh, in realtà questo numero è sbagliato, perché nelle ultime 2 settimane ne saranno comparsi un centinaio sul marketplace del Windows Phone 7. Quindi diciamo che sta venendo mostrato che C# potrebbe essere il prossimo passo. È un passo ragionevole, perché è verso il modello di questi linguaggi tipo Java Style, Garbage Collected, eccetera. XNA e C# è anche molto più pesantemente ottimizzato di quanto uno non creda. Cioè, è possibile scrivere codice C# che sia veloce come il codice C++ equivalente. Ovviamente bisogna stare attenti principalmente al garbage collector, a non chiamarlo troppo spesso. Poi, se qualcuno è curioso, potete venire a chiedermi, che ne discutiamo di questi dettagli. Domande? Queste magliette sono per chi fa le domande più intelligenti, eh? Sicuri? Ah, well, fate, mi raccomando, non... Non mangiamo nessuno. Ok, perfetto. Uno dei vantaggi principali di lavorare con una macchina virtuale e di non lavorare direttamente con l'hardware qual è? Beh, è il fatto che possiamo permetterci un notevole grado di multipiattaforma. E so che qualcuno potrebbe dire, multipiattaforma nel senso stretto del termine vuol dire va dappertutto senza limitazioni. Sì, ma quando si parla di videogiochi, multipiattaforma è un casino tremendo, perché hai bisogno di hardware specializzato. Quindi dire un multipiattaforma stile OpenGL è utile rispetto alle render farm, è inutile rispetto ai videogiochi in tempo reale, in cui hai bisogno comunque di mettere delle restrizioni molto molto forti sul tipo di hardware su cui esegui. E quindi dire che va su PC Windows, Xbox 360 e Windows Phone 7 è una cosa abbastanza... E ci va, il punto non è che ci va, è che ci va bene. E questa è una cosa molto unprecedented rispetto al mondo dei videogiochi. Siccome però ovviamente Windows, Xbox 360 e Windows Phone 7 hanno delle differenze di capacità hardware veramente notevoli tra di loro, chiaramente un attrezzino del genere non è che può avere non mi ricordo più le sigle, ma... tanto che non tocco quella roba. E, insomma, non puoi avere una cosa paragonabile a un PC high-end moderno. D'altro canto, però, anche nel mondo dei PC, quella roba là che io mi porto in giro è solo perché è leggero, fa schifo, non ci puoi fare quasi niente, confrontato invece con un Alienware di quelli da 4.000 euro, insomma, non vale nulla. È più simile lui al Windows Phone 7 che all'Alienware. E l'Xbox 360, anche lei, ha delle capacità del tutto diverse. Quindi cosa hanno fatto? Hanno deciso, ok, prendiamo XNA e lo tagliamo, non è che lo tagliamo, ma lo separiamo in 2 cosiddetti profili. Uno si chiama Rich e uno si chiama High Def. Il profilo High Def automaticamente esclude, cioè l'applicazione si rifiuta di partire, su qualsiasi piattaforma hardware che non abbia dei requisiti di scheda video e di potenza sufficienti per il feature set di High Def. Rich, d'altro canto, invece, ha un feature set un pochino ridotto, tipo, che ne so, non potete andare ad allocarvi texture di risoluzione più alta di, non mi ricordo quanto, 512 o 1024, quindi puoi fare solo cose limitate in qualche maniera, ma hai la garanzia che il tuo gioco girerà e girerà bene su tutto l'hardware Rich. Quindi insomma abbiamo questa separazione. Ah, il bello, ecco, questa è una cosa carina, questa immagine non è messa per questioni cosmetiche. Quando tu hai un progetto in Visual Studio però la compatibilità tra le 3 piattaforme è molto evidente, molto rimarcata, fai tasto destro sul tuo progetto, create copy of project for Windows o Windows Phone o viceversa, e tac, ti viene generato un progetto che ha lo stesso identico sorgente, lo ricompili, lo mandi, e quindi a livello di codice sorgente diciamo siamo multipiattaforma, cioè lo ricompili con un altro switch del compilatore e lui va e funziona. Questa è una cosa che insomma ha del miracoloso, uno lo fa la prima volta e dice non funzionerà mai, invece bello, funziona. Un'altra bella cosa che comunque abbiamo rispetto all'hardware è che l'hardware del Windows Phone 7, a differenza dell'hardware di Android, è molto poco, no scherzo, Android è una cosa eccezionale, però avete presente che ha l'hardware molto molto frammentato, cioè tu puoi avere un telefono estremamente potente e un telefono estremamente scarso e tutti e due sono Android. E recentemente nel diario di uno sviluppatore di videogiochi si leggeva della quantità di test che questo aveva dovuto fare, perché ha preso, si è fatto gli assi, allora aveva bisogno di certe capacità, doveva supportare un certo range di risoluzioni, un certo range di display di tocco e non di tocco, un certo range di scheda video, un
certo range di CPU, alla fine ha contato, ha fatto qualcosa tipo 20.000 test con insomma una quantità di device anche fisici, poi non ha potuto ha solo potuto campionare questo spazio di testing, però insomma ci ha perso una quantità di tempo immensa. Invece qua noi abbiamo dei requisiti base molto molto restrittivi, ossia dobbiamo avere una risoluzione di almeno 480x800, un display di tocco capacitivo ad almeno 4 tocchi contemporanei, una CPU da almeno 1 GHz, mi pare che sia uno Snapdragon ARM V7, e la GPU deve essere una GPU almeno capace dell'instruction set DirectX 9, e la RAM 256 MB, forse potete sperare di avere una tastiera hardware, ma potreste anche non averla, quindi dovete fare attenzione. Voi potete avere una cosa che è più potente di questa, non potete averne una meno potente, quindi uno si procura il peggior telefono, testa su quello, che però non è una cosa schifosa, e quando va su quello allora andrà su tutto il resto. Ovviamente non è strettamente necessario avere un telefono vero per sviluppare, abbiamo anche un emulatore, e l'emulatore aiuta, però non è un simulatore, quindi non è che si ammazza per essere esattamente identico a un telefono vero e proprio, e quindi possono esserci delle mancanze di aderenza, e dobbiamo fare attenzione, quindi l'idea è che uno sviluppa su Windows, perché comunque il gioco voi lo potete compilare ed eseguire nativamente su Windows. A questo punto lo cominciate a testare questo sarebbe sull'emulatore, lo profilate sempre su Windows, e alla fine fate il test finale sul device vero, e ripetete n volte fino a che non siete soddisfatti. Ok, basta, adesso passiamo al codice, finita la fuffa. Allora, qual è la singola cosa più grossa al di fuori del codice che troviamo in un videogioco? Questa è una domanda. Prego? Come? Gli assets, very good. Enjoy your t-shirt. Ragazzi, io le devo dare queste, non è che me le posso portare a casa. È sua, non... Ok, gli asset, ossia se ci pensate un videogioco ha una quantità immensa di, vabbè, noi qua li chiamiamo contenuti, ma è la stessa cosa, abbiamo una quantità immensa di contenuti, possono essere modelli, possono essere i file audio, possono essere gli shader, le texture, qualsiasi, anche i file di configurazione dell'intelligenza artificiale o degli attivatori dei livelli, tutte queste cose sono i contenuti. I contenuti richiedono una cura estremamente delicata. Per esempio, ho una texture in formato JPEG. JPEG è un buon formato, è compresso, quindi occupa poco spazio, di asset ce ne sono tantissimi, quindi insomma non è che possiamo tenere tutto in bitmap, però quando lo carichiamo va decompresso, giusto perché la scheda video non manipola direttamente le JPEG. Dobbiamo decomprimerla, dobbiamo caricarla da disco, decomprimerla, a quel punto possiamo finalmente andare a infilarla nella scheda video. Lo stesso, che ne so, per un file MP3 che insomma, potrebbe essere necessario manipolarlo, decomprimerlo, o comunque mantenere una compressione che sia friendly nei confronti dell'hardware. Un modello 3D magari serve fare del processing, devo fare dei cambi di asse, devo fare delle scalature, delle rotazioni dallo spazio originale del modello allo spazio che mi interessa, eccetera. E tutte queste cose molto spesso vengono abbandonate al tempo di caricamento delle vostre cose. Quanti di voi hanno mai giocato a un gioco che caricava lentamente? La ragione per cui questo accade è che anche nelle produzioni di qualità più alta spesso vengono dedicati di solito gli internisti al fatto di fare tutta la pipeline di processing dei contenuti. E questo significa che molte cose che andrebbero fatte a tempo di compilazione vengono lasciate a tempo di caricamento. Quindi la beffa è doppia, non solo sta caricando lentamente perché sta facendo delle cose inutili, ma sono le stesse identiche cose che farà domani quando caricherà di nuovo, e voi dovrete aspettare esattamente gli stessi calcoli che non sono stati salvati su disco. Questo è ovviamente molto triste. Allora, vediamo un pochino come funziona qua. Come funziona la pipeline. Allora, io qua ho un progetto, Webcast Content, che contiene una serie di file PNG, JPEG, altri JPEG, un WAV, un sacco di cose. Vado anche a creare un nuovo progetto XNA, Visual C Sharp, XNA, vai, e lo chiamiamo Demo. No, non devi aggiungerlo qua.
Ah, cattivissimo, mi ha chiuso quello precedente. Vabbè, è la vita. Allora, vedete che adesso che ho creato questo... Ah, l'ho fatto anche per Windows, non so, ho sbagliato tutto. No, let's try again. Questo è il rischio di fare le demo così al volo. Purtroppo succede. Demo 2. Allora, quando io vado a creare un progetto nuovo, che cosa succede? Viene creato, da un lato, il progetto. Non ha finito di creare, in realtà, mi sa. Ecco qua. E dall'altro, invece, un secondo progetto, che si chiama Content. Terribile. Ma in realtà, vabbè, c'è una spiegazione per questo triste fenomeno, che è connesso a una rete, e siccome lui si aspetta disperatamente di trovare il mio repository di source control in the cloud, allora quando lo carico lui lo cerca, però c'è il proxy qua e il proxy lo fa impazzire. Ecco qua. Ok, dovremmo esserci. Perfetto, abbiamo qua il nostro progetto, e questo è il progetto principale. Riuscite a leggere tutti? Carino, perché rispondono sempre quelli delle prime file, ma a me interessano quelli dietro. Riuscite a leggere voi dietro? Very good. No? Sei tu che ti guardi gli occhiali, no? Ah, ok. E qua abbiamo un secondo progetto che è marcato come content, e in questo progetto andremo a mettere tutti i file che intendiamo usare. Se un file non è là dentro, non lo possiamo usare. Per esempio, che file possiamo andare a metterci? Sì che mi ha chiuso l'altro progetto di prima. Vediamo. Vabbè, andiamo a pescare qualcosina. Vediamo un po', prendiamo qualche modello e I love VP7 e dovrebbero essere, ho fatto copia, allora, tu, copia, andiamo qua e le incolliamo. Op, ecco qua. Allora, ho aggiunto una serie di... Speriamo che non crashi di nuovo. Ah, ecco. Abbiamo aggiunto una serie di astronavi e una piccola texturina in PNG. Adesso vado a compilare questo nostro progettino. Considerate che il nostro progetto non fa assolutamente niente, ha solo dei file. Tacchete, build, lui comincia a compilare. E adesso tutto il tempo che voi vedete che lui perde è il tempo di processing di tutti questi contenuti, e lui che cosa fa? Li andrà a salvare. Compressi su disco, ma con una compressione lossless molto, molto veloce da caricare, e li va a processare ciascuno di questi modelli e ciascuna di queste texture in maniera che sia già nel formato in cui ci serve caricare la roba nella scheda video e nella memoria. Quindi in pratica noi faremo due istruzioni di caricamento e una di copia per la scheda video e basta, e questo è il nostro caricamento. È ovviamente molto più veloce caricare tutto in un blocco unico e averlo pronto, piuttosto che caricare ogni pezzettino, manipolarlo e rilanciare, e a quel punto sì, metterlo in memoria come ci serve. E quello che è successo è che adesso nella cartella bin in cui ci sono i compilati, noi abbiamo l'eseguibile e poi una cartella content in cui ci sono per ogni file originale un file XNB. Quando noi lavoriamo su Windows Phone 7, queste cose vengono anche prese, messe in un unico pacco che si chiama LOXUP, che è quello che poi verrà scaricato dal marketplace, ed è tutto molto compresso perché ovviamente la connessione dati è costosa e lenta, e ovviamente non vogliamo sprecarla perché non è particolarmente educato. Ok, se noi volessimo andare a caricare qualcosa, per esempio veniamo qua, c'è un metodo di cui ora scopriremo i segreti, allora texture 2D, I love Windows Phone 7. Quando vogliamo caricare, noi abbiamo qua un oggetto content già pronto, facciamo content.load texture 2D e diamo il path relativo all'interno della nostra cartella content. Senza estensione, l'estensione in realtà sarebbe XNB non più PNG, lanciamo e l'applicazione adesso riesce a correre grazie al fatto che il caricamento ha successo. Or not. Ah sì, perché questo computer è troppo scarso e sto cercando di creare il gioco. No, io ho sbagliato. Ah, ho creato una copia del progetto per l'Xbox 360. No, sorry. Ok.
Ho creato, ecco, stavo usando il profilo high def, ma questa macchina non è sufficiente per il profilo high def, e quindi giustamente lui ha fallito dicendo no, sorry, questa macchina non ce la può fare. Riproviamo con Rich. Sempre mi dà un po' di brividi stare qua seduto davanti a Visual Studio, però è più divertente, quindi lo faccio volentieri questo sacrificio. Adesso giustamente lui ricompila tutto perché c'era un progetto diverso prima. Ecco qua, ce l'ha fatta, funziona, ha caricato. Quindi vabbè, al di là del fatto di creare una copia del progetto per l'Xbox 360 e commettere degli errori nell'apertura di Visual Studio, che quello non si fa normalmente, è bastato. Ops. Sì, è molto lungo il filo. Serve il progetto. Sorry. Ok, ecco, quindi è bastato aggiungere i nostri file nel content, caricarlo con content.load, diciamo il tipo di dato in cui vogliamo caricarlo, in questo caso una texture, e il path da cui caricarlo, e siamo a posto, e il caricamento ha avuto successo. Ah sì, ok, bene, giustamente ora che abbiamo caricato la roba vorremmo anche usarla per farci qualcosa. Il prossimo passaggio è vedere come è strutturata un'applicazione vuota in XNA, il cosiddetto modello dell'applicazione. Quanti di voi hanno mai provato a creare un gioco in OpenGL o DirectX? Quanto ci vuole per avere una finestra? Ore. E il bello è che sai che hai sbagliato qualcosa, perché butti giù tipo il device viene resettato e allora perdi la memoria, cose del genere. È un casino creare una finestra che interagisca con la scheda video. E questo è solo per avere una finestra, e figurati, non stiamo neanche parlando del gioco. Il modello dell'applicazione è quello che ci dà tutto questo gratis, essenzialmente. Ossia, noi prendiamo una classe, che è la classe game, la ereditiamo, overridiamo i metodi loadUpdatedRow. In load che cosa faremo? Caricheremo i contenuti. Bravo. Questa è... Come? Stanno finendo le magliette. Allora... sì, dai, tieni. Okay. Non è detto che alle prossime domande darò magliette. In update che cosa facciamo, secondo voi? Questa è già un po' più infame come domanda. Come? Aggiorniamo input e logica di gioco. Sorry, niente maglietta. E in draw invece che cosa faremo? Ridisegniamo l'intero stato della logica di gioco, ok? Che è ragionevole, quindi. Update draw devono essere chiamate tante volte, naturalmente. La velocità, il numero di volte al secondo in cui chiamiamo update draw è il frame rate dell'applicazione e deve essere alto. Ok. E una cosa carina che menziono un po' al volo è che abbiamo anche un sistema di componenti, perché noi abbiamo una load, una update e una draw, anche che possiamo metterle in un componentino, in un moduletto riusabile, attiviamo il moduletto all'interno del gioco e ce ne dimentichiamo. La sua load, la sua update e la sua draw corrono assieme a quelle del gioco, però otteniamo ovviamente una separazione di intenzioni che è molto desiderabile da un punto di vista di buona ingegnerizzazione, e poi li possiamo fare dialogare questi componenti in maniera molto pulita. Ok, ora diamo un'occhiatina a che cos'è l'application model. Quando in effetti noi, cosa ci troviamo noi nel gioco vuoto? Ci troviamo una classe, game1, nella demo 2, vabbè, stava meglio 2, e in questa classe abbiamo delle cose, delle utilità già dichiarate, abbiamo il costruttore che inizializza una di queste utilità e dice che la cartella di default che useremo per il content management è la cartella content che avete visto. Possiamo cambiarla, ovviamente possiamo averne più di una. Abbiamo poi un metodo initialize, togliamo tutti questi commenti orribili. Abbiamo poi un metodo load content. In realtà quando io dico load si intende initialize e load. In load content carico le cose, in initialize invece inizializzo la logica al suo stato iniziale. Abbiamo un load content che però è largely irrelevant. Abbiamo update, in cui per esempio viene letto il gamepad dell'Xbox 360 se fosse attaccato, o il tasto back qua, o nessun tasto su Windows purtroppo, e se viene premuto il tasto back allora chiudo l'applicazione, e poi nella draw vado ad azzerare la schermata di azzurrino, ok? È un colore anche molto piacevole questo azzurrino, non so dove l'abbiamo trovato, molto riposante, ecco.
come dire, non sarai stressato scrivendo il resto del gioco. Ecco, e lì qua sta continuando a correre, sta continuando a testare 60 volte al secondo il fatto che io prema il tasto back, e ogni volta che questo test non ha successo, allora va avanti, fa la draw, resetta tutto in azzurrino. Ok. Naturalmente, per quanto l'azzurrino sia piacevole, siamo interessati a fare qualcosina di più. In particolare, cominciamo col fatto di fare disegno 2D. Facciamo il disegno 2D con un attrezzo che si chiama lo sprite batch. Lo sprite batch? Beh, sapete cos'è il batching? Nessuno. In due. Ah, very nice. Se mi dici che cos'è, ti do la maglietta. Very nice. Voi dovete immaginarvi che c'è una sorta di postino tra la... Questa è informatica per bambini di 5 anni. Dovete immaginarvi che c'è una sorta di postino, di messaggero che va dalla CPU, in cui il vostro programma sta venendo eseguito, alla GPU a darle le istruzioni, tipo disegna questo, disegna quello, eccetera. Ovviamente se il sacco viene riempito bene prima di mandare il postino, le operazioni sono molto più veloci. Se invece il postino deve andare e tornare col sacco vuoto ogni volta, è tutto molto più lento. L'idea del batching è esatta, è una bellissima metafora, so che è ridicola, ma... l'idea è proprio questa: lo sprite batch accumula una serie di chiamate e fa in modo di fare una serie di operazioni di disegno di oggetti 2D, in particolare di testo e di immagini, e le fa però in una chiamata unica. Quindi voi cosa dite? Sprite batch.begin, che è apri il sacco, sprite batch.draw e sprite batch.drawString, mettiamo roba nel sacco, e quando facciamo sprite batch.end diciamo ok, e adesso vai. E lui va e disegna. È molto veloce, molto molto veloce, molto più veloce che farlo a mano. E ci permette anche di fare in realtà una lunga serie di cose che, beh, non vi mostrerò ovviamente adesso. Qua il bello è che noi abbiamo già uno sprite batch pronto, ce lo ha già creato lui, questo progetto è stato creato da zero. Andiamo e facciamo sprite batch punto, no, sprite batch punto, ah, naturalmente vedrete anche l'applicazione crashare miseramente oggi, cioè non è che... Non crediate. Sprite batch.draw, gli diamo la texture che è I love Windows Phone 7, new rectangle, facciamo 50-50 e lo facciamo di dimensione 300x300, e poi gli diamo un colore moltiplicativo, moltiplicativo componente per componente. Quando una componente è a 0, beh, la stiamo azzerando quella componente in tutta l'immagine. Quando quella componente è 1, la stiamo mantenendo inalterata. White è 1111, quindi non stiamo cambiando l'immagine assolutamente, altrimenti otteniamo degli effetti cosiddetti di tinting. Lanciamo, col debugger attivo va perché... Sa cosa succede? No, dai, siamo fortunati. Ecco, questa è, vedete, I love Windows Phone 7. Anzi no, I love Windows Phone. Una cosa stupidissima. Ok. Ora facciamolo un pochino più largo, va, poverino, che... Ecco. Adesso possiamo anche andare a disegnare, per esempio, del testo. Allora, aggiungiamo un nuovo elemento al nostro progetto, uno sprite font, lo chiamiamo font. Mamma mia, che font schifoso che si è scelto. Sego e Wimono. Ok, e questo è solo un file XML che rappresenta un'istanza di un font di sistema. Voi potete mettere anche Times New Roman, visto che siamo in buzzo di prendere font schifosi. E, a questo punto, ma no, lo carichiamo qua. Var f uguale content.load sprite font, ecco qua, font. E poi facciamo sprite batch.drawString, questa volta, il nostro font f. Beh, direi che non possiamo considerarci dispensati da Hello World, 50-50, e color punto, beh, facciamo yellow. Ecco, questa applicazione diventerà orribile entro i prossimi 10 minuti. Ok, adesso lo lanciamo e vedete che abbiamo il nostro Hello World che è comparso. Ora, quando parliamo di sprite batch, in realtà, sì, da un lato abbiamo queste funzioni che sono molto semplici, cioè gli diciamo cosa disegnare, dove disegnare e con che colore moltiplicativo. Abbiamo anche delle varianti molto più ricche in cui gli diciamo molte più cose, per esempio gli diciamo la texture, la posizione, però anche quale porzione della texture prendere, il suo colore, la rotazione, il centro di rotazione, la scala, effetti, la profondità, eccetera. E addirittura possiamo specificare shader, possiamo anche fare, pensate che possiamo persino fare disegno 3D con lo sprite batch.
Cioè noi possiamo prendere queste cose che sono alla fine nient'altro che quadrati con una texture e disegnarli in 3D che ruotano. E per fare un po' di 3D ci tocca parlare un attimo di matrici. Voi sapete World View Projection? Sapete cosa sono World View Projection? No, quanti? Alzate la mano con coraggio voi che... No, ok, dobbiamo parlarne. Well, è la vita. È una cosa molto intuitiva, non temete. So che a molti quando sentono matrice viene il brain lock, ma non vi preoccupate. L'idea è che per descrivere una scena 3D abbiamo bisogno di tre matrici di trasformazione. Queste tre matrici sono la matrice World, la matrice View e la matrice Projection. La matrice World contiene una scala, una rotazione e una traslazione e abbiamo una matrice World diversa per ogni entità di gioco. Per esempio... non so, conoscete GTA 4? Ci giocate a GTA? Anna, quelli che non hanno alzato la mano dove vivono? Beh. E l'idea è che voi avete una serie di, per esempio, di macchine, di, che ne so, di taxi, ok? E avete 10 taxi sulla strada davanti a voi. E questi 10 taxi in realtà sono tutti lo stesso modello, però sono messi in posti diversi dello spazio, sono traslati e ruotati in maniera da essere messi esattamente dove il giocatore vuole. Man mano che un taxi si muove, cambia la sua traslazione, cambia la sua rotazione quando curva, eccetera. Questa informazione è memorizzata nella matrice World del nostro taxi. Dove lo vediamo sullo schermo però non dipende solo da dove lui si trova, perché la World dice dove lui si trova nello spazio, cioè avete questa sorta di tavolo di gioco virtuale e lui è, che ne so, qua nella mappa della città, piuttosto che qua, piuttosto che da un'altra parte. Però dove compare sullo schermo dipende anche da dove si trova l'osservatore, dov'è la telecamera che sta guardando questo taxi. E questo si memorizza con la matrice View. La matrice View contiene la rotazione e la traslazione della nostra telecamera. Dovete immaginarvelo, questa è la telecamera, la matrice View ovviamente prenderà una scena molto diversa a seconda che io la ruoti da così a così. Man mano che però io mi sposto, ovviamente, la matrice View, cioè quello che io, vi potete immaginare, vedo sullo schermo, sul monitor, poi sulla finestra della mia applicazione, cambia man mano che voi muovete la matrice View. L'ultimo parametro però con cui interagiamo è la matrice di proiezione. La matrice di proiezione... Sì, caro, ti ho attaccato. La matrice di proiezione è invece una matrice che rappresenta la trasformazione che ci permette di ottenere l'effetto di prospettiva, cioè che gli oggetti lontani sono più piccoli e gli effetti vicini sono più grandi. E questa matrice di proiezione, è quella che, diciamo, rappresenta i parametri ottici della telecamera, quanto aperto e chiuso è l'obiettivo, quanto vicino riesce a focalizzare e quanto lontano smette di mandare le cose a schermo. No, eh? Ah, ok. Oltre alle matrici, le matrici però dal momento in cui le abbiamo caricate le dobbiamo dare a un attrezzo che in qualche maniera è vagamente simile allo sprite batch. È un cosiddetto effect, ne abbiamo vari in realtà a disposizione, e questo un effect è il responsabile di prendere una serie di matrici World View Projection, le entità da disegnare e di disegnare queste matrici, queste entità con le nostre matrici più degli effetti grafici particolari. Quindi voi dovete immaginarvi che l'oggetto è una serie di vertici e di triangoli, creiamo la World View Projection, lo diamo assieme a queste matrici a un effect, l'effect prende per esempio una texture, tutti gli effetti che deve applicare, tipo l'effetto di illuminazione, e lo va a disegnare, e vedete che ovviamente quello, più qua vedete l'illuminazione, per cui qua è luminoso e qua è in ombra, è il lavoro dell'effect, andare a metterlo su schermo così. Ok, possiamo mostrare sia le cose dello sprite batch, sulla scena in 3D, quindi possiamo avere scritte che ruotano in 3D o cose del genere, e molto più interessante però possiamo andare a disegnare modelli. Ora uno dice, sarà una cosa difficilissima. Well, vediamo. Allora. Vediamo. Allora, togliamo il lavoro con lo sprite batch. Facciamo varm uguale content.loadModel capital ships slash e underscore sf04 e poi facciamo m.draw
matrix.identity, questa è la sua matrice la sua matrice world, diciamo che non ha né traslazione né rotazione, quindi l'oggetto è centrato sull'origine. Da dove lo guardiamo? E abbiamo una comodissima funzione createLookAt con cui diciamo il punto da cui lo osserviamo, vector3.backward, quindi andiamo indietro lungo l'asse z per, non mi ricordo quanto grande sia questo modello, quindi ora dovremo tentare, proviamo ad andare indietro di 10 unità e vediamo se vediamo qualcosa. Vector3.0 come punto osservato, e poi dobbiamo dire verso che direzione è la testa, se la telecamera è girata intorno all'asse z. E questo sarà vector3.up, quindi la testa è nella direzione più intuitiva che possiamo, cioè verso il sopra dello schermo. E infine creiamo una matrice prospettica, in cui diciamo allora che l'angolo di apertura del campo visivo è pi greco mezzi, 1,5 è una buona approssimazione, il rapporto è 4 terzi perché la finestra è 800x600, il punto, la distanza dalla telecamera a cui cominciamo a vedere è 0,1 e la distanza dalla telecamera a cui smettiamo di vedere cose è 10.000. Adesso proviamo a lanciare e salvo che non crashi orribilmente, ecco, siamo dentro l'astronave. Cominciamo ad allontanarci allora. Proviamo a allontanarci di 1000 unità. Ok, ecco qua, vedete la nostra astronave, che in realtà poverina non le fa tanto giustizia a questo punto di vista. Adesso per esempio possiamo cominciare a ruotare l'astronave intorno all'asse Y e di una rotazione pari al numero di secondi da cui è partita l'applicazione. Abbiamo una variabile che è game time, che ci dice da quanto tempo è partita l'applicazione o il frame rate o altre informazioni utili del genere. Ecco, e qua vedete la nostra astronave che sta ruotando, e questo, vabbè, è chiaramente 3D. Ok. E abbiamo una serie di default c'è un effetto che avete visto, non fa niente, non fa, beh, ve lo faccio rivedere, non fa niente, non fa né illuminazione né nulla, l'oggetto viene solo mostrato con la sua texture e basta, ha un effetto anche diciamo relativamente piatto, diciamo non c'è illuminazione, quindi non c'è quasi nulla, ecco, sul modello per come è disegnato così. Noi però abbiamo una serie di altri effetti che possiamo con relativa facilità, non vi mostro come, ma sappiate che si può fare, che si possono attaccare ai nostri modelli, che sono Basic Effect, Dual Texture, Environment, Map e Skinned. Alpha Test è so un effect. E questi ci permettono, questi effetti sono stati ottimizzati tantissimo anche per il Windows Phone 7, e ci permettono di andare a modificare molto pesantemente l'apparenza di un modello, quindi lo stesso modello può essere disegnato con qualsiasi di questi effetti, andando quindi a realizzarne, a dargli un aspetto completamente diverso. Il Basic Effect è un effetto che ci permette di avere un oggetto illuminato. Vedete che, vi faccio vedere come sarebbe l'oggetto senza niente. Ecco, questo sarebbe l'oggetto di suo, questa è solo la sua geometria, quindi sono solo i suoi punti e i suoi triangoli, disegnati con un colore uniforme. Possiamo aggiungergli la texture e otteniamo la stessa cosa che abbiamo visto poco fa, che abbiamo fatto in Visual Studio. Oppure possiamo cominciare ad attivare le luci e vedete che assume tutt'altra profondità. Cioè, la differenza è molto forte. Se voi guardate un punto che realizzate essere curvo, dal momento in cui si aggiunge la luce, la sensazione della curvatura è estremamente più facile da percepire. Questo effetto supporta fino a 3 luci. Le 3 luci in realtà non sono scelte a caso, sono una tecnica cinematografica che fa risaltare di più le proporzioni. E queste luci le possiamo avere sia per vertice che per pixel. La differenza è sottile, però se voi ci pensate, in questo momento il modello sta occupando molto spazio su schermo, quasi tutti i pixel, quindi quasi 800x480 pixel, e quindi ogni pixel deve essere illuminato separatamente e questo, è molto faticoso. Alternativamente, se però il modello viene tenuto molto lontano, questa illuminazione per pixel, che è di qualità molto più alta, costa molto di meno perché ho meno pixel che vertici in questo caso e quindi l'applicazione farà, la scheda video farà meno fatica. Ok. Il secondo effetto che vediamo invece è il Dual Texture. Questo è un effetto leggerissimo che serve perché in ogni modeler 3D voi avete un modo per costruire le cosiddette light map. Le light map sono delle texture per cui voi dicete al modeler... Voi dite al modeler... Qua ci sono le mie luci, questo è il colore delle mie luci, e lui crea una texture che rappresenta l'effetto dell'illuminazione di queste luci. Per esempio noi qua abbiamo 3 luci, una gialla qua, un'altra gialla qua, e una, anzi,
lo indichiamo così, una gialla qua, una gialla qua e una rossastra là, e il modeler ci ha creato queste luci. Se noi andiamo a disattivare la texture principale, vedete che è molto più... Ah, e più c'è una grossa luce in fondo, che è quella che lancia le, che fa le ombre. E questo è velocissimo, perché applicare una texture è una cosa di una velocità spaventosa. Alternativamente, ecco, questa era la geometria originale, vedete che senza texture è tutto molto più bruttino, molto più piatto. Ecco, e questo effetto è lo stesso effetto, tra l'altro, che non tramonterà mai in realtà, perché è ad altissima qualità, è ottimo per le cose con luci statiche. Questo effetto è stato per la prima volta usato nel gioco Quake 1. Quake 1 è la prima volta che questa cosa, le light map, sono state sperimentate, e in effetti, insomma, è un... Ottima. Ah, l'ho ucciso. Ok. Poi abbiamo l'alpha test effect, che è in realtà un effetto per barare. Se noi disegniamo il tank una volta sola, questo qua, lo salviamo su un'immaginina e poi disegniamo questa immaginina, tipo i film vecchissimi, no? In cui c'era lo sfondo con i cartoni, facciamo esattamente la stessa cosa, e questo permette, ed è ovvio che man mano che cambia la prospettiva l'oggetto comincia a essere un pochino sbagliato, perché le proporzioni sono rispetto a una prospettiva vicina, però comunque viene molto bello e voi potete avere cose tipo appunto un esercito di tank o cose del genere al costo però di disegnarne uno solo. Poi abbiamo gli effetti di riflessione, e beh, questi servono per dare la sensazione di un oggetto molto metallico, sono molto belli e molto, molto gratificanti. Ecco, vedete, uno può giocare, diminuire il ecco, così diventa la versione, diciamo, un po' sfiket, poi aumentiamo il grado della luce speculare, aumentiamo la riflessione dell'ambiente, che è l'environment map, e poi il termine di Fresnel ci permette di modificare la correttezza fisica delle equazioni della riflessione, però a volte può essere che non è un effetto che desideriamo. Il penultimo effetto che vi mostro è invece basato sullo sprite batch. Questo ci mostra lo sprite batch in azione, sono tutti gatti questi, tra l'altro, se non avete visto. E lo sprite batch è il posto centrale in cui andare a realizzare effetti particellari proprio. Ce ne facciamo un effetto particellare, vedete qua c'è l'effetto tipico di Fontana, in cui le particelle vengono, i gatti vengono lanciati in direzioni diverse, poi cominciano a subire la gravità, e poi quando arrivano in fondo però c'è anche un effetto che qua non è stato implementato, di solito di trasparenza, per cui le cose spariscono in maniera che non spariscono pop, ma fanno un blending graduale. E infine l'ultimo effetto, questa è un'aggiunta a XNA4, un'aggiunta importante, perché significa che per fare modelli animati con animazioni scheletali... Voi sapete cosa sono le animazioni scheletali? Tu hai alzato la mano per primo. Sulla fiducia. Mi fido sul fatto che sai cosa sono. Vieni. È la prima volta che possiamo fare animazioni scheletali, quindi animazioni molto complesse, molto gerarchiche. No, devi restare tu però. E senza dover scrivere codice, senza doversi scrivere shader o niente, e con uno shader tra l'altro molto ottimizzato. Ecco, questo tra l'altro lo chiamano The Dude internamente, in effetti si merita. Vedete che l'animazione è di qualità altissima e non è che si spacca, diciamo, sulle giunture, cioè tutti i vertici delle giunture si adeguano morbidamente all'animazione, quindi insomma molto, molto bella questa cosa. Farlo in XNA 3 era molto più faticoso. Abbiamo un pacco di sensori di input, sono importanti, perché se ci pensate, finora abbiamo visto solo grafica, e grafica senza input è buono per fare un film, ma un videogioco, insomma, richiede un minimo di interazione. E noi possiamo interagire, beh, principalmente o col touch o col display di tocco, che tra l'altro è disponibile anche su Windows, cioè se c'è un touchscreen se ne accorge. E abbiamo il mi sono dimenticato il mouse, che però è equivalente in qualche modo al touch panel. E addirittura, se il vostro gioco supporta solo il mouse, su Windows Phone 7 i singoli tocchi verranno tradotti in click del mouse. Abbiamo una tastiera, su cui si lavora con Pauling, abbiamo l'accelerometro, molto buono per giochi di guida o cose di equilibrio, eccetera. Abbiamo anche, questo lo chiamano dispositivo di input, ma è discutibile definirlo tale, la location, cioè tu puoi sapere dove sei. E, la cosa del tower defense, cioè ti fa difendere le strade intorno al posto in cui ti trovi. E poi abbiamo la vibrazione, che in realtà è un dispositivo di output più che di input. Abbiamo anche ovviamente il gamepad dell'Xbox 360,
Questa slide è molto Windows Phone 7 centrica, ma questo... Nah, a che ore sono? Sì, è decisamente il caso che lo saltiamo. Ok, abbiamo una fortissima capacità di gestire l'audio, non solo possiamo eseguire file WAV e VMV, ma anche MP3 mi pare, ed è molto semplice, c'è una cosa della serie carica il file WAV o VMV o dalla content pipeline o così e fai effect.play e lui lo esegue. Però abbiamo delle varianti di play, un po' come per la draw, abbiamo la versione facilissima della draw dello sprite batch, ma abbiamo anche quelle molto più incasinate in cui possiamo dargli listener e l'emitter del file audio, per cui possiamo creare degli effetti 3D, tipo effetto Doppler, cose del genere, avendo le sorgenti e le destinazioni del suono in movimento. Possiamo anche catturare l'audio da microfono e possiamo manipolare buffer audio in formato PCM16, per cui potete fare le cose tipo leggete l'input dal microfono, poi lo ripetete distorto o cose del genere, o potete addirittura sintetizzarvi interamente il vostro audio. Vai. Possiamo sì giocare con i media dell'utente, cioè è possibile eseguire le canzoni che trovate dall'utente. Potete anche prendere i filmati dell'utente, trasformare farli partire, trasformare i fotogrammi correnti in texture e andare a disegnare le texture su un modello o con lo sprite batch. Quindi potreste fare, che ne so, questo è un mio vecchio desiderio in realtà, che però non farò mai perché è una cosa del tutto inutile, di andare a realizzare il salotto 3D sul telefono in cui tu hai la televisione, scegli il filmato, la libreria con i DVD, scegli il DVD dai file che hai sulla macchina, e lo scegli e lui va sulla televisione e ti fa in 3D l'esecuzione. Una cosa di un'inutilità spaventosa, però sarebbe molto bella. Ecco, abbiamo anche la possibilità di accedere alle librerie, ai cosiddetti gamer services, che vanno dalla possibilità di gestire la modalità trial, se volete far provare il gioco al vostro prospective buyer senza che lui debba pagare niente, usate la modalità trial, avete la possibilità di gestire gli achievement, le leaderboards che sono gli high score, l'avatar, per esempio l'avatar dell'Xbox 360 che è un pupetto che rappresenta il giocatore e che fa cose carine mentre voi perdete tempo, e lo potete usare anche all'interno del gioco tra l'altro, però siccome rappresenta il giocatore potrebbe essere un bambino, allora nel contratto c'è scritto che voi non potete mostrare l'avatar che viene smembrato, ucciso in maniera sanguinolenta o violentato o partecipa ad atti osceni. Però se voi non fate questo, allora potete usare gli avatar. Avete anche la possibilità di usare i gamer services per salvare, per save game e cose del genere. E quindi insomma i gamer services sono un pochino il cuore dell'esperienza social. Adesso vi vorrei mostrare, ok, vorrei mostrare un gioco, questo ci abbiamo messo, noi è da 6 mesi che sviluppiamo giochi per Windows Phone 7, 3 mesi ce li abbiamo messi a sviluppare questo, però secondo me è carino perché si sente anche un po' l'audio, voi 5 tipo sentite un po' l'audio, ecco, e questo gioco è un gioco di combattimento spaziale, qua ho tutte le navi che posso scegliere, in realtà ce n'è una sola disbloccata che è la prima. Questa è la modalità trial, quindi non puoi usare altre navi. Ecco, partiamo. E questo è un gioco 3D, tra l'altro, e secondo me è interessante vedere che va sul telefono. Abbiamo il pinch per zoomare. Ecco. Aspetta. Poi meglio scappare. Ecco qua. E, well, è un gioco, ed è un gioco vero, tutto sommato. Ci sono, una serie di armi che uno può scegliere e cose del genere. Questo è un gioco di cui è arrivata la prossima ondata. Questa è la modalità gioco libero, poi c'è una modalità gioco in campagna. E ecco qua. Ah no, ho sbagliato. Via. Quitta. Hola. Ecco. Bene. E direi che con questo vi ho mostrato abbastanza. Se avete domande, questo è il momento giusto per farle, otherwise vi direi di segnarvi la mia mail se volete chiedere qualcosa, sì, ora, e il sito da cui potete scaricare i tools di sviluppo gratuiti.